c'è tutto della nostra nazionale in questa partita, perché c'è stata la capacità di incassare nel primo tempo le sfuriate del Belgio, avere pazienza, sfruttare le rotazioni, l'avvicendamento tra Ebner e Colleluori per esempio, quindi avere tanti protagonisti diversi, lo spirito e poi un cuore azzurro unico col pubblico di Pescara. Hai detto tutto, bellissimo. Come hai detto tu, l'inizio è stato molto difficile, noi sapevamo che il Belgio potesse fare dei break, però l'ha fatto subito, ha corso tanto, noi non riuscivamo a correre bene con il cambio di Marrocchi, abbiamo un po' sistemato le cose, poi ci siamo ripresi nel gioco veloce nel primo tempo per fortuna, e nel secondo tempo è stato troppo importante il ritorno ad alti livelli di Colleluori, che ha portato avanti una buona partita di tutti. E voglio sottolineare che era difficile perché a livello caratteriale, psicologico, bisognava conquistare ancora qualcosa e i 4 gol dell'andata potevano non essere un grande vantaggio. E poi anche va detto che questa nazionale è una nazionale che ha sempre dovuto dimostrare di crescere, di in qualche modo percorrere un gradino in più. Oggi dovevamo gestire invece quello che avevamo costruito mercoledì scorso. Tu avevi detto giustamente, dobbiamo andare sempre al 100% perché abbiamo le possibilità per farlo, però dovevamo anche giocare, non era facile, esatto. Sì, in questo ragazzi hanno dimostrato un grande carattere, perché per poter vincere queste partite tese, saper correre non è così facile, non sai mai se devi gestire il risultato oppure spingere ancora. E direi che soprattutto dal punto di vista caratteriale voglio elogiare tutti quanti i ragazzi. Voglio sottolineare che il commissario prima della partita ha detto ho visto la partita in Belgio, un miracolo, dovevamo vincere anche questa partita. Nell'ultimo time out abbiamo voluto proprio far sì che portassimo a casa la vittoria, non solo la qualificazione. Montenegro, è lecito sognare? Ma noi siamo, come hai detto tu, c'è una grande rotazione da poter fare, quindi non temiamo i cali di qualche giocatore, giochiamo bene in corsa, in seconda fase, dobbiamo sempre avere un'altissima situazione in difesa e quindi possiamo sognare. Sapevamo che non sarebbe stato facile, comunque dobbiamo pensare che Belgio 2 anni fa ha partecipato al Mondiale e nel ranking sono davanti a noi, quindi è stata una partita dura, lo sapevamo. Sapevamo che loro venivano qua senza niente da perdere e ci hanno dato filo da torcere. E devo fare veramente un plauso a tutti i ragazzi che di solito magari giocano un po' meno, come i Balli, come Colleluori, perché hanno saputo, magari in una giornata no, tipo mia o di Ebner, così hanno saputo prendere tranquillamente il loro ruolo. La cosa conferma ancora di più che questa squadra ha 16 ragazzi che possono giocare tutti quanti. Quindi felicissimo per loro, felicissimo per le prove di De Angelis e Bortoli che tornava in nazionale dopo il lungo infortunio. Penso che in questa settimana ci sia solo del positivo, ci sono ovviamente cose da correggere e sapendo anche delle prestazioni magari non al 100% di diversi giocatori, la cosa ci fa ancora più ben sperare per il futuro. Adesso ci aspetta il Montenegro a maggio, sarà tostissima, però siamo andati un step più avanti che l'ultima volta, quindi ancora qualcosa di positivo da tenere in questa settimana. Adesso aspettiamoci a maggio 2 grandi battaglie.